Napoli è la quarta città che apriamo e consiste nel recupero delle eccedenze diciamo preparate dai ristoranti che vengono ritirate e consegnate ai bisognosi. Ci occuperemo fisicamente poi di portare nelle varie mense che partecipano al progetto i pasti che andremo poi a ritirare sul territorio dai vari ristoranti che partecipano. Noi riceveremo una serie di date alle quali poi noi ci porteremo nei vari ristoranti al ritiro dei prodotti e poi alle distribuzioni di questi ultimi alle varie mense che poi in realtà potrebbero anche poi aggiungersi nel tempo. Ad oggi abbiamo servito circa 5.000 pasti fino ad oggi col progetto. Su Napoli non siamo ancora partiti, per cui lo vedremo, però diciamo è un progetto ormai avviato e che sta dando soddisfazione. Oltre la metà dei ristoranti dichiara di gettare il cibo che avanza. Per contribuire a ridurre lo spreco alimentare arriva il progetto Ristorante Solidale, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli in collaborazione con Just Eat, Caritas e PonyU. Un food delivery sociale che promuove un circuito virtuoso per generare inclusione, garantendo pasti alle persone più fragili, oltre al senso della convivialità della consegna a domicilio, al senso di appartenenza e alla riduzione della diseguaglianza nel rispetto delle diversità. Una grande opportunità, è un'opportunità non soltanto di solidarietà ma anche di consapevolezza rispetto alla lotta, al contrasto, allo spreco alimentare ed anche un pregio, cioè quello di diffondere anche un concetto di uguaglianza. Si raggiungono quindi le persone attraverso una modalità nuova, moderna anche, di chiedere il cibo a domicilio e quindi è un modo anche per raggiungere persone che diversamente non potrebbero essere raggiunte. La prima consegna solidale a Napoli avverrà domani. I 12 ristoranti che hanno aderito all'iniziativa consegneranno i pasti alle mense della Caritas diocesana di Napoli. Coinvolgendo 3 mense sulla città di Napoli, una al centro storico, una al corso Vittorio Emanuele e una su Alvomero. Il Gessit consegnerà i pasti nelle ore in cui le persone che ne saranno destinatarie ne hanno bisogno, cioè tra le 11:30 e le 12:30 in linea di massima. E verrà consegnato un piatto completo. Quindi non massificando, ma facendo degli interventi un po' personalizzati. Questo credo che potrebbe essere anche il valore aggiunto da parte dell'amministrazione in questo tipo di progetto. Quindi cercare anche di segnalare delle piccole realtà che con grande dignità, con grande anche un po' riservatezza, non condividono la loro condizione, ma che invece possono essere incluse anche in questo modo.